Eccoci ad ammirare un dipinto poco noto di Vincent van Gogh, intitolato Il Buon Samaritano, dipinto come sembra olio su tela, delle dimensioni di 70 x 86 cm. Oggi custodito a Rotterdam, nella municipalità di Ede, nei Paesi Bassi, al Kornel Müller Museum, eseguito nel maggio 1880, 2 mesi prima della morte per presunto suicidio avvenuto il 29 luglio, ispirata a una litografia di Eugène Delacroix, eseguita con la sua caratteristica pennellata densa e carica di colori brillanti, fa parte di una serie di dipinti a soggetto sacro realizzati dopo una delle numerose crisi che segnarono la vita del pittore, e sembra per questo evocare un anello alla salvezza. Figlio di un pastore protestante, aveva una profonda conoscenza delle scritture e della letteratura cristiana, in cui conosceva un messaggio di redenzione che toccava le corde più profonde della sua sensibilità. E non dimentichiamo che gli antenati della famiglia di Van Gogh erano stati tutti o pastori protestanti, come il padre, o mercante d'arte, e che anche il nostro Vincent da giovane inizia la carriera come pastore protestante e va a fare predicatore. Questa scena in particolare viene raccontata dall'Evangelista San Luca, capitolo 10, versetti 25 e 37. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterla alla prova e chiese: Maestro, che cosa devo fare per realizzare la vita eterna? Gesù gli disse: che cosa c'è scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Gli disse: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù rispose: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per la medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio
passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli passò le ferite, versandogli olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori due denari e gli diede l'albergatore, dicendo: abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: che ha avuto compassione di lui. Gesù disse: va, e anche tu fa così.